creativity starts with the word create. Create something that didn't exist. Create something from nothing. Have a vision in your head and create it. Lo avete appena sentito dalla voce di Steve Wozniak, il famoso padre dell'Apple One e socio di Steve Jobs, che ho avuto la fortuna di incontrare. Ricordo ancora oggi quel momento. Era il 3 luglio del 2017 e Wozniak, alle mie domande su quali consigli dare agli startup italiani, rispose stupito. One is inspiration. Wanting something your whole life, have an inner love, a passion for something in life, well, you will do it. That's more important than knowledge. L'ispirazione, mi disse, è più importante della conoscenza. E che cosa ci abbiamo fatto con la creatività e l'ispirazione? Tantissimo. Sono secoli che creiamo, inventiamo, scopriamo grazie ai nostri geni invisibili che da qui, dall'Italia, hanno cambiato il mondo. E non solo nel passato, come si dice, senza conoscere con superficialità, anche oggi. Dopo la prima serie di geni invisibili, dove insieme abbiamo incontrato il padre del microprocessore Federico Fagin e il padre delle biotecnologie Claudio Bordignon, passando per la matita, il vuoto, il violino, il pianoforte e l'intelligenza artificiale con Carlo Ratti, Alessandro Quarta e Maria Chiara Carrozza, ecco la seconda serie, Geni Invisibili 2. Perché di geni invisibili ne abbiamo un esercito e potremmo scriverci un'enciclopedia. Lo sapevate che abbiamo inventato anche il libro tascabile e il carattere corsivo? Il resto del mondo lo chiama ancora Italic. Abbiamo anche inventato gli occhiali, il brevetto, la chiocciola, il privilegio di stampa. Oggi lo chiamiamo copyright. Abbiamo contribuito a migliorare il telescopio e la bicicletta. E ancora oggi stiamo scrivendo una nuova storia, quella della scienza aperta, l'open science. Un nuovo paradigma per la conoscenza. Sono Massimo Sidevi, editorialista inviato di Scienza e Tecnologia del Corriere della Sera, e alle scoperte italiane dimenticate ho dedicato diversi libri, tra cui La Sindrome di Eustachio, storia italiana delle scoperte dimenticate, e L'innovatore rampante, l'ultima lezione di Italo Calvino, scritto con Andrea Principe. C'è un mondo da capire davanti a noi e con questo podcast voglio continuare a portarvi in un viaggio tra scienza e tecnologia, incontrando i protagonisti di questa rivoluzione. Questo è Geni Invisibili, un podcast in 8 episodi del Corriere della Sera. Scritto e condotto da Massimo Sideri. Premium Partner Leonardo. Partner scientifico Consiglio Nazionale delle Ricerche. A 12 anni vado in Egitto, decido in Egitto di diventare egittologo, torno e leggo la scoperta di Troia di Schliemann. E questo per me è stato quasi una rivelazione sulla via di Damasco. Vedere l'amore e la passione di quest'uomo, ovviamente con categorie adesso superate, non è un'archeologia scientifica, non si parla di scavo stratigrafico, ma quest'uomo che legge nella soffitta del padre una traduzione in tedesco dell'Iliade dell'Odissea, questa cosa gli resta in mente, fa carriera, fortuna, ad un certo punto decide di imparare il greco, lo impara in 3 mesi e con Omero in mano va a ritrovare la collina di Isserlik. Mi ha creato un amore profondissimo per l'antico, per la passione per l'antico. Cosa più dei libri possono cambiare la vita di una persona? Ne è testimone anche il direttore del Museo Egizio di Torino, l'egittologo Christian Greco, che avete appena sentito. Esistono libri che cambiano la vita di una persona e libri che cambiano la vita dell'umanità intera. Come quando Cristoforo Colombo lesse Il Milione di Marco Polo, o quando un certo Charles Darwin lesse da giovane Racconti di viaggio del grande naturalista Alexander von Humboldt. Un testo che anni dopo influenzò la sua decisione di salpare con il Beagle e di scrivere L'origine delle specie. Un libro da cui tutti, volenti o nolenti, dipendiamo. Ma c'è un inventore dei libri? La risposta è complessa, ma in parte è sì, esiste.
e per scoprirlo dobbiamo calarci nella storia dell'innovazione italiana. Ogni filone di questa storia ne contiene altri inesplorati. Ogni angolo buio si rivela essere un nuovo percorso da seguire. In questo Venezia, la nostra Silicon Valley ante litteram, si mostra inesauribile. Qui sono nati due pilastri dell'innovazione stessa, come abbiamo sentito nella prima serie, il brevetto e il copyright. Ma non solo, è nato anche il libro tascabile con Aldo Manuzio tra la fine del 400 e l'inizio del 500. Sul suo lavoro per i 500 anni dalla sua morte, avvenuta nel 1515, si è tenuta proprio a Venezia una mostra che meritava di diventare itinerante, anche per permettere agli italiani di conoscere la sua storia. Pensate, Manuzio era un amico del prodigioso Giovanni Pico della Mirandola, che si dice sapesse recitare la Divina Commedia al contrario, dall'ultimo al primo verso. Fu in sostanza il primo stampatore ad inventare il lavoro dell'editore. Le sue stesse ansie sono quelle di ogni editore moderno. Sono esilaranti i suoi scritti in cui ricorda come fosse ossessionato da presunti scrittori che volevano vedere stampata la propria opera. Già a quel tempo gli italiani erano un po' tutti poeti e navigatori. Tanto che nella sua bottega c'era un cartello con su scritto: «No disturbeme, che percosse utili». In una delle sue famose introduzioni a una stampa del 1495 si legge: «Non si è potuto evitare che gli stampatori, come al solito, commettessero inversioni e corruzioni. Ho dovuto scorrere l'intero volume e prender nota di quegli errori che apparivano di un certo peso». Senza dimenticare il modello di business dei libri stessi, questa volta in un veloce appunto del 1497. «Accogliete dunque questo libretto, non però gratis. Datemi anche del denaro, affinché da parte mia io possa procurarvi tutti i migliori testi della grecità. E veramente, se voi darete, anch'io darò, giacché senza molto denaro mi è impossibile stampare». Avremmo potuto usarlo come manifesto contro la cultura del tutto gratis. Tanto c'è il digitale che permette di riprodurre all'infinito i pensieri. Oggi abbiamo imparato che internet è proprio come il fast food. Se paghi poco, prendi quello che c'è. La qualità in quantità è un ossimoro. Ma tornando ai libri, quando si leggono le statistiche sull'anomalia dei titoli stampati in Italia, circa 60.000 l'anno, bisogna tenere conto anche dell'opera di Manuzio. Siamo sul finire del 400, dunque già comparsa l'Ars Scribendi Artificialiter, come era chiamata la stampa a caratteri mobili. Se vi ricorda l'intelligenza artificiale, siete sulla buona strada. Anche allora si discuteva del supposto danno enorme che avrebbe causato alla cultura. Nel 1472 a Foligno venne stampata con i caratteri mobili anche la prima edizione della Divina Commedia. Se capitate nella città umbra, si può ancora vedere una pagina del paradiso di quella stampa. Dunque, il libro stampato già esisteva. In cosa innovò Manuzio, oltre che nei caratteri di stampa, nella cura e nel mettere ordine stesso alla punteggiatura? In sostanza possiamo riconoscergli l'invenzione del tascabile, cioè del libro che si può portare fuori di casa. Prima di Manuzio, gli incunaboli, nome con cui si fa riferimento ai testi stampati di quell'epoca, erano grossi blocchi da tenere sul leggio ligneo. Manuzio lo rese trasportabile, oggi si direbbe mobile. Se gli incunaboli erano i computer da scrivania, i desktop, i libri del Manuzio furono gli smartphone. E proprio come gli apparecchi mobili oggi stanno facendo uscire dal mercato gli obsoleti computer, così il libro uccise gli incunaboli o libri da scrivania. Peraltro, anche qui, il successo in vita dell'editore fu enorme. È documentato un giorno del 1508 in cui Erasmo da Rotterdam stava stampando proprio nella sua bottega presso il sestiere di San Paolo i suoi adagia. Eppure anche qui arrivò l'oblio come una coltre nebulosa a coprire il tutto. Ma perdiamoci nella storia del libro, andando ancora più indietro nel passato. Seguitemi a Torino. Siamo nel Museo Egizio di Torino, il museo egizio più antico del mondo, e davanti a me c'è il direttore Christian Greco, egittologo di fama internazionale, che ci aiuterà a comprendere come ci sia un legame molto forte tra la storia che stiamo raccontando, la storia del libro, la storia di Aldo Manuzio e la storia del libro tascabile,
è quella che potremmo considerare la protostoria del libro, cioè i papiri. Di fronte a noi, per esempio, c'è un papiro importantissimo che ricorda la lista dei re. Forse oserei dire uno dei papiri più importanti che ci siano arrivati dall'antichità. Innanzitutto è interessante vedere dove è scritto, perché non è scritto nel recto, ma è scritto nel verso. Quindi potremmo dire è scritto nel lato di riserva, non nella parte in cui invece si trovava il testo più importante. Il testo scritto nel recto è una lista di tassazione e nel verso c'è questa lista che va dalla fondazione mitica dell'Egitto, quindi si parla degli dei, fino al secondo periodo intermedio ed è una lista di sovrani. Pensa che il luogo dove si conservavano questi rotoli di papiro all'interno del tempio veniva chiamato Per Ankh, la casa della vita, e si copiavano testi di tradizione antichissima, si copiavano testi in medio egiziano quando la lingua parlata era già un'altra ed era questo legame, e a me viene sempre in mente quando parliamo di questo, c'è una tradizione letteraria nell'antico Egitto che si chiama Sebait, sono stati definiti anche testi sapienziali, in cui, anche se definirli testi sapienziali è un po' più problematico perché ci li metti in relazione a una tradizione biblica e questi invece sono un qualcosa di diverso, sono degli insegnamenti, Sebait significa insegnamento, in cui con una perifrasi pseudepigrafica c'è una persona anziana che insegna ad un giovane, la persona anziana in genere è stato il visire, insegna ad un giovane che si immagina sia suo figlio come fare a diventare un bravo egiziano, ad avere una carriera. E allora c'è ad esempio la satira dei mestieri in cui si ridicolizzano tutti i mestieri a parte il mestiere dello scriba. Se non vuoi lavorare nella vita, studia, perché allora farai carriera, il faraone ti manderà come ambasciatore, diventerai scriba nella corte reale. Ma in uno di questi testi si dice ad un certo punto: passerà tutto, passeranno anche le piramidi con le porte di bronzo, ma non passeranno le parole di coloro che sanno. Quindi non solo li possiamo considerare dei protolibri, ma effettivamente nei papiri si parlava di filosofia, si parlava, c'erano anche dei ragionamenti sulla conoscenza. Non a caso il dio Thot, che viene rappresentato con la testa di un ibis, dell'uccello ibis, era il dio della scrittura, il dio della conoscenza, anche in parte il dio della matematica, forse anche perché l'ibis ancora adesso lo si può vedere sulle rive del Nilo accanto ai papiri. Questi papiri c'erano testi che riguardavano gli argomenti più sconfinati. Uno dei grandi rammarici di noi egittologi è che non si sia conservata una Per Ankh, non si sia conservata una biblioteca templare, perché la maggior parte dei testi che noi vediamo, ad esempio raffigurati nelle tombe delle Valle di Re, ha la sua origine all'interno dei templi, ha un'origine templare e probabilmente il luogo dove tutto questo avvenne fu la città di Heliopolis, la città dedicata al dio Sole, dove si misero per iscritto una serie di testi che poi noi vediamo nella codifica molto più tardi rappresentata nelle pareti nella valle dei re. Beh, uno di questi esempi sono dei testi importantissimi. Ti ringrazio che hai usato la parola filosofia. L'origine della filosofia non viene mai vista in Egitto, ma viene vista in Vicino Oriente e poi in Grecia. In realtà il sistema di pensiero complesso che noi vediamo ad esempio nei testi cosmografici del Nuovo Regno ci indica non solo un sistema di pensiero teologico e religioso, ma una sistematizzazione del mondo in cui tutto viene preso in considerazione, in cui confluisce ovviamente la sapienza teologica, al contempo la sapienza astronomica e una visione, una prospettiva del mondo in cui il mondo possa sopravvivere in questa lotta manichea fra bene e il male. Peraltro tutti noi abbiamo studiato e siamo abituati a collegare la nascita stessa della scrittura, che chiaramente è stato il passaggio di innovazione tecnologico fondamentale per poi arrivare alla storia e al libro, nel regno dei Sumeri con la scrittura cuneiforme. Oggi invece stiamo raccontando una nuova parte di questa storia. La scrittura è nata parallelamente anche nell'antico Egitto. Ci sono attestazioni già nel quarto millennio in Egitto che provengono da Abydos, recentissimi lavori condotti nel cimitero di Umm el-Kab, cimitero reale. Parliamo
della dinastia Zero, che è stata aggiunta per mantenere l'ordine dinastico dall'1 a 30, così come ce l'aveva trasmesso Manetone, per aggiungere poi parti della storia più antiche che man mano emergono con gli scavi. Ecco, si sono trovate dei tag, delle etichette con l'indicazione dei nomi dei faraoni, e si sta cercando di datare con esattezza per vedere come in realtà anche in Egitto, già nel quarto millennio, cominci a svilupparsi un sistema scrittorio. È già la scrittura, l'innovazione che ci ha strappati dalla preistoria e ci ha portati nella storia. Il passaggio dalla conoscenza orale alla trasmissione del sapere attraverso una vera e propria tecnologia capace di viaggiare nello spazio e nel tempo. E qui il libro stesso ci catapulta nel presente e ancora più nel futuro. Perché lo sapevate che ora siamo nell'iperstoria? L'ho chiesto al padre stesso del concetto, il filosofo Luciano Floridi, che insegna all'Università di Bologna e che sta passando dall'Università di Oxford a Yale. Luciano è un pensatore che ha influenzato profondamente il nostro modo di collocare la trasformazione digitale nella nostra contemporaneità attraverso l'etica dell'informazione. Non a caso è il filosofo vivente più citato nei paper e negli studi internazionali. Il concetto di iperstoria è piuttosto semplice, ma anche, credo, potente in termini di capacità di spiegare alcuni fenomeni contemporanei. Facciamo un passo indietro. Si parla di preistoria e storia quando si incontra una società, una civiltà, un modo di vivere umano che non ha ancora la capacità di registrare le informazioni per un uso futuro. In questi contesti l'unico modo per veicolare informazione è quello orale. Allora, scherzando un po', o tu l'ha detto nonna, oppure quella ricetta è sparita. In genere associamo al passaggio dalla preistoria alla storia all'invenzione della scrittura, quindi, ma potrebbe essere anche l'invenzione di altre modalità di registrazione, quindi all'alfabeto. Dalle nostre parti, grosso modo, a seconda di chi fa i calcoli, parliamo di circa 6.000 anni fa, potrebbe essere un po' di più, potrebbe essere un po' di meno. Sappiamo oggi che la scrittura è stata inventata in quattro momenti diversi, in quattro luoghi diversi del nostro pianeta, in tempi diversi. Una volta che la società è in grado di registrare le proprie informazioni per un usufrutto, una manipolazione, uno sviluppo futuro, quindi trasmettere dal presente al futuro, ecco che si entra in un contesto in cui esistono i documenti. Questa cosa del documento è fondamentale. Immaginate che i primi reperti archeologici che abbiamo, tavolette di Creta, eccetera, che ci raccontano di civiltà ormai lontane da noi, raccontano in realtà di contratti, di questioni legali, perché è difficile avere, ad esempio, un accordo legale se non c'è qualcosa di scritto. Cioè, nonna aveva detto, ma mio nonno si ricordava. Ecco, se non c'è un documento, questo è molto più difficile. E bisogna anche sottolineare che le grandi religioni monoteiste, quelle che risalgono ad Abramo, sono religioni del testo, che sia appunto la Bibbia, con o senza il Nuovo Testamento, il Corano. Quindi l'invenzione della scrittura è fondamentale per gli aspetti religiosi, per gli aspetti economici, legali, per tutto quello che concerne la crescita della nostra cultura, della nostra civiltà e quindi anche il progresso poi successivamente scientifico. Perché è utile allora parlare di iperstoria? Perché in realtà questa registrazione ha avuto un altro enorme salto con l'invenzione del libro, tanto per prendere un esempio classico, ce ne sono un po' altri, ma insomma il libro è quello che fa il passaggio dall'alfabeto come scrittura, registrazione, a il documento anche come diffusione larghissima tra milioni di persone in teoria di questi documenti. Allora non è soltanto più una questione di registrazione, alfabeto, diventa anche una questione di grande diffusione. Gutenberg, l'invenzione del libro, di cui ad esempio anche di nuovo questioni religiose come l'interpretazione della Bibbia, la riforma, la controriforma e così via. Iperstoria vuol dire che abbiamo fatto un terzo salto. Non soltanto la nostra civiltà è sempre più legata, dipendente da forme di registrazione e diffusione dell'informazione, ma ormai non potrebbe sopravvivere senza avere la possibilità di manipolare anche queste informazioni in maniera automatica. Ecco, questo terzo passaggio, alfabeto, libro, computer, è quello che abbiamo visto, abbiamo esperito noi negli ultimi decenni.
Ma tra preistoria e prestoia c'è un'altra storia che vale la pena di conoscere. Siete mai passati dalla piazza principale di Feltre in Veneto? Qui si possono incontrare i caratteri mobili di Panfilo Castaldi. La stampa a caratteri mobili è uno di quei cambi tecnologici che avvengono una volta ogni 200-300 anni e che hanno la capacità di definire il perimetro stesso della conoscenza dell'uomo. Tra il 1400 ed oggi pochissime sono le invenzioni che potrebbero tenergli testa. Certo, ci sono state grandissime scoperte capaci di influenzare la storia stessa dell'uomo. Pensiamo a quella dell'antibiotico da parte del medico britannico Alexander Fleming. Per aver isolato la penicillina, Fleming ricevette il premio Nobel per la medicina nel 1945. Ma appunto, queste sono scoperte scientifiche di qualcosa che esisteva in natura. Diversa cosa è l'invenzione, come la stampa. Dunque, compresa l'importanza storica della stampa a caratteri mobili, è facile immaginare che tutti sappiano che sia stata inventata da Johann Gutenberg. La nascita è collocata tra il 1394 e il 1399 a Magonza. Gutenberg era in realtà un orafo, ma oggi lo chiameremmo uno start-upper. A Strasburgo nel 1444 aveva iniziato a lavorare a una sua idea che, come ogni start-up, aveva bisogno di un finanziatore. Questi fu trovato nel 1450 in Johann Fust, che 5 anni dopo gli fece causa portandosi via anche l'invenzione stessa del tipografo tedesco. La storia riconosce a Gutenberg la stampa del primo bestseller, la Bibbia Mazzarina in latino, venduta allora in 180 copie, un numero straordinario per l'epoca se si considera che prima di allora esistevano solo libri copiati a mano dagli amanuensi, pieni di refusi e che richiedevano anni di lavoro per ogni singola copia. Gutenberg morì cieco dopo aver vissuto in povertà. Eppure il suo destino fu clemente rispetto a quello di Panfilo Castaldi, ricordato solo dalla sua Feltre con una statua in una delle piazze più belle d'Italia. Ai piedi della stessa si legge «Panfilo Castaldi, inventore della stampa a caratteri mobili». La scritta non è il risultato di qualche sindaco folle e autarchico. La statua si trova lì dal 1867 e fu voluta dall'Associazione dei tipografi milanesi. Sono gli anni dell'accesa diatriba sulla tesi castaldiana, cioè sul trasferimento della paternità dell'invenzione dal Gutenberg al Feltrino. Nel 1800 tornò in auge un brano delle cronache seicentesche di Feltre scritte dal francescano Cambruzzi, secondo cui era stato il Castaldi nel 1456 a inventare la stampa a caratteri mobili. Sull'originalità delle cronache non ci sono dubbi, erano state richiamate anche nei secoli precedenti. Sull'effettiva paternità, invero, si andò avanti fino all'inizio del Novecento e non furono trovati documenti inoppugnabili. Pare che uno degli errori del Feltrino fu quello di aver usato come materiale per la stampa dei caratteri il vetro veneziano, facilmente lavorabile dagli artigiani del luogo, ma fragile. Certo è che Castaldi era un medico dell'epoca e, come era diffuso all'epoca, si comportava come un precario, sempre alla ricerca di nuove attività. Nonostante l'assenza di documenti, sappiamo che fu il primo tipografo a Milano nella seconda metà del 400. Ebbe per 5 anni il privilegio di stampa, in sostanza il monopolio del settore. È del 3 agosto del 1471 la pubblicazione del testo di Pompeo Festo, il De Verborum Significatione, primo libro stampato nella storia meneghina. Secondo alcuni, Castaldi sposò una lontana parente di Marco Polo, che pare avesse avuto in dote, tra le meraviglie riportate indietro dal viaggiatore veneziano, degli esempi di stampa cinese. L'attività di tipografo non portò a Castaldi la ricchezza in cui probabilmente sperava, tanto che tornò a fare il medico a Zara, dove morì nel 1487. Dunque ne abbiamo fatta di strada, dai papiri egizi all'Ars Scribendi Artificialiter. Artificiale, proprio come la tanto discussa intelligenza artificiale. Dunque, e l'ho chiesto sempre al filosofo Floridi, sarà capace anche con le nuove evoluzioni rappresentate da ChatGPT e simili di scrivere mai un libro? ChatGPT rappresenta la meccanizzazione, l'automazione della produzione scritta. Questo è un salto che non abbiamo mai visto in passato, ci ricorda il fatto
questa volta diciamo antico, che in realtà il linguaggio è fatto da un vocabolario, il vocabolario viene tenuto insieme dalla sintassi, la sintassi è fatta di parole, le parole sono strutturate in termini di morfemi, insomma c'è moltissima struttura, forma, costruzione che permette anche l'automazione. Da Calvino sappiamo benissimo quanto lo scrittore possa essere influenzato in termini di meccanizzazione della scrittura. Ci sono stati anche straordinari, famosi esperimenti linguistici di avanguardia in questo contesto. Ecco, oggi sappiamo che il nostro computer, grazie a questi strumenti sofisticati ma molto comuni, può fare altrettanto bene in maniera priva, completamente priva di intelligenza. E che vuol dire che il linguaggio può essere gestito oggi almeno in due modi diversi: semanticamente da parte nostra, sintatticamente, cioè in termini soltanto di regole, senza alcuna interpretazione, dalle macchine. Per una piccola comprensione molto banale, è un po' come chiedersi se le scarpe che qualcuno indossa sono state fatte a mano o da una macchina. Fa molta differenza, anche purtroppo nel prezzo, ma soprattutto nella storia, nel contesto, diciamo, semantico, ovvero di significato che quelle scarpe possono o non possono avere. Ovviamente qualcuno preferirà delle scarpe di a basso costo, di ottima qualità, fatte a mano o a macchina, ma non sarà la stessa cosa. Ecco che allora io mi auguro che la meccanizzazione della produzione dei contenuti ci porti a una rivalutazione di due elementi che sono stati sempre un po' trascurati recentemente: la fonte e il processo. Se si focalizza soltanto sul prodotto, allora si perde di vista questi due altri due elementi e non si capisce perché ci sia una differenza tra un paio di scarpe fatte a mano da un artigiano e un paio di scarpe fatte da una macchina industrialmente, e perché una poesia scritta da ChatGPT non è la stessa cosa della poesia altrettanto bella ma scritta da un essere umano con un processo molto diverso. A proposito, qual è il libro che mi ha influenzato di più nella vita? E me lo domandate? Le lezioni americane di Italo Calvino. Il titolo originale era Six Memos for the Next Millennium. Capite? Il nostro millennio. Lo potrei portare su un'isola deserta e rileggerlo continuamente e trovare sempre nuovi pensieri da iniziare e nuovi sogni da inseguire. Per me è un libro con migliaia di finestre e porte ancora da aprire. E il vostro? Qualunque cosa, ma non chiedetelo a ChatGPT. Questo era Geni Invisibili, un podcast del Corriere della Sera, scritto e condotto da Massimo Sideri. Premium Partner Leonardo. Partner Scientifico Consiglio Nazionale delle Ricerche. Coordinamento di Tommaso Pellizzari. Produttore esecutivo Alessio Albano. Consulenza musicale di Mimmi Maselli.